Signori, ci troviamo a Callabiana con Bobby Solo. L'ultima volta che lo abbiamo incontrato in quel di Biella era il 2011 al Dancing La Peschiera per cena con l'artista. Dal 2011 al 2017 sembra passato un secolo, in realtà sono pochi anni, e nel frattempo Bobby Solo è diventato di nuovo papà in questo tempo, un modo ulteriore per mantenersi giovane. Mio figlio è la cosa meravigliosa, ne sono molto fiero, perché io amo tutti i miei figli tantissimo, ma lui, avendo io l'età del nonno e avendo 8 nipoti, lui per me è un figlio nipote, nel senso che la consapevolezza di 72 anni è diversa di quando ho fatto il primo, che a 50 anni e avevo solo 23. A 23 anni ero molto immaturo, e invece adesso questo bambino me lo godo tantissimo. Una domanda, a lei girano un pochettino, però anche alla luce di questa insomma nuova vita, le girano un po' gli Elvis quando definiscono Bobby Solo una vecchia gloria? Beh, diciamo che è un modo di descrivere un artista che ha 54 anni di carriera, quindi non saprei dire, cioè sono vecchio sì. Però vedo che tutti mi vogliono bene, dai 10 anni ai 20, 30, 50, quindi sono una vecchia gloria che però è voluta bene dal grande pubblico italiano e ne sono estremamente fiero. Si guarda ancora al futuro? Beh, il futuro non è tantissimo perché non sono immortale, però quello che mi prospetta il futuro è tanto amore e affetto del mio pubblico, aspettative per un nuovo disco che sicuramente farò nel 2018, serate ne ho tantissime, di più non ne potrei fare perché non ho più la forza che avevo 30-40 anni fa, e quindi sono veramente in pace con la mia coscienza. E poi ormai è diventato anche un genio che realizza i desideri nel libro di Ligabue, che lo ha definito il più grande narratore di aneddoti su se stesso. Luciano è un tesoro, è stata un'amicizia pura, è un'amicizia pura senza interessi, che lui è una popolarità immensa, io sono felice, lui è del mio stesso segno dei pesci, e ha anche detto che abbiamo una forma di unione, perché lui crede nella numerologia, che è una cosa egiziana di 3000 anni fa, e la parola Roberto sono 7 lettere. E Luciano pure, siccome 7 è un numero magico, lui dice questo, ma comunque è una persona stupenda e sono stato molto felice. Adesso io l'inverno li vado a trovare, a lui e al suo amico inseparabile Maioli, detto Maio, che poi è anche il suo coordinatore artistico, è veramente stata un'occasione bella e sono onorato delle sue parole. Ultima cosa, un grande degli anni 60 nei quali lei è uscito, Bobby, come Gianni Morandi, è sulla cresta dell'onda anche grazie alla contaminazione con un giovane rapper. Io, conoscendola, mi aspetto un rap anche da lei. Sì, sono in attesa che qualche rapper si accorga di me. Ok, allora facciamo questa richiesta, la lanciamo qua da Callabiana. Certamente, rapper, venite da Bobby, perché anch'io vorrei divertirmi a cantare con un ragazzo giovane, così posso assorbire la sua energia. E il figlio sarebbe contento di ascoltare? Ah, il mio piccolo sì, lui adesso gli piace Justin Bieber. Vabbè, a posto stiamo allora. Grazie Roberto, buon concerto. Quando è